Una volta ripresi i sensi, Rikimaru si ritrova nel castello di Goda. È Ayame a informarlo che ha dormito per oltre 2 giorni. La luna è piena e la nebbia si è elevata. È il momento di raggiungere la fortezza di Tenrai. E benvenuti in questo penultimo episodio di Tenchu. Bene, siamo per andare alla fortezza di Tenrai. Quindi direi di prendere la Muramasa, visto che Tenrai ha fatto rivivere qualche nostro vecchio nemico. Suppongo che faccia anche rivivere i morti, quindi voglio portarsela dietro. Poi mi porto dietro l'uomo del fumogene, due granate, la terremotana e la rinascita ninja, e basta. Bene, siamo alla fortezza di Tenrai. Ma visto che c'è ancora un nostro nemico che non abbiamo ancora eliminato, cioè Onikage, mi aspetto di incontrarlo più avanti. Mi sembra che ovvio. Perché non mi sembra di averlo combattuto dei precedenti livelli. Sono alla caverna che è lì per prendere la spada, la Sikisito, che è di meglio. Sotto. E questo è sistemato. Sorpresa! Bella testa, è ancora sanguina. Guarda cosa ho trovato qua. 5 Kunai. Ok, dov'è quella lì che era qua prima? L'ho vista, è quella lì. È un po' tardi. Oh. Eccolo un altro. Cioè 2 sono. Vabbè, qua devo consultare un botino. È una bella granata per voi, chiedete? Ma che è stato? Oh, è andato anche il monaco. Thank you.
perfetto. Tutti e tre eliminati. Qua c'è qualcuno. Perfetto, non c'è nessuno. Che mi sto rilassando dietro una scia di cadaveri. E vai, per tutto un'abilità. No. Credevo di averla ottenuta. Poi tre cannoni, però belli. Oh. Perfetto, quello che mi serviva. Bravo, girati e muori e dammi l'abilità anche, grazie. Ho ottenuto una mossa speciale, la furia dei cieli. Con questa mossa posso uccidere un nemico, però spreco tutte le mie energie fino a rimanere con uno. È una mossa estrema che deve essere usata con molto cautela. Questa mossa me la farò vedere sicuramente quando ucciderò un'icate. Si va? C'è da dirlo, sono il migliore fra tutti i maestri ninja di questo gioco, sì. Dico, vorrei vedere un altro giocatore che gioca più bravo di me a questo. Poi questo gioco, il primo, è stato uno dei miei primi giochi per la PlayStation 1, ovviamente, che ovviamente ce l'ho ancora, anche il secondo. Beh, logico, visto che ho fatto in gameplay su questi due giochi, e questo è il terzo. Thank you.
Oh, ma certo che qua mi sembra che i nemici si fanno ammazzare apposta, eh. O no? E che cavolo, li trovo sempre su qualche parte che posso ammazzare facilmente. Ok, qua ce n'è uno. Salve. Ti dispiace che prendo la tua energia, vero? Visto di no. Bene. Mi faccio la buona masa. Così, già che solo mi ricarico un po' di vita. Quanto mi sono caricato? Carica quelli da dietro. Vabbè, tanto posso sempre rivivere, quindi non c'è da preoccuparsi. Bene, qua ci dovrebbe essere Onikage adesso. Bene, controlliamo. E infatti eccolo qua. I Zaioi non è la spada che tu credi. Ma di che stai parlando? Sto parlando di te. Sei caduto nella mia trappola quando hai usato Shikishito per riparare i Zaioi. Ora che Shikishito è parte di Zaioi, ne assorbirà il potere. Quell'idiota di Tatsumaru ha quasi rovinato tutto, ficcando il naso in faccende che non lo riguardavano. Quindi non era schiavo di Tenrai? No, ricordava perfettamente la sua vita passata, fin dall'inizio. Cosa? Per nostra fortuna, Azuma, sei stato così stupido da entrare da solo nella mia trappola. E ora, Rikimaru, fine alla tua vita. Non ti aspettare che sia così facile. Ti ho già ucciso due volte. Tre. Quindi, per me sarà un gioco da ragazzi ammazzarti. Beh, più o meno. Pareva che si ricaricava. Vabbè, direi di fare la finita qui, che viene dici. Beh ragazzi, adesso vi mostrerò la mia tecnica suprema. Ma prima una bomba fumogena. Pronti per la furia dei cieli? Eccomela, furia dei cieli! Morto! Meglio, Sama. È
stato un vero onore servirvi. Vi prego, perdonate il mio padre. E questo episodio finisce qui. Comunque, se volete sapere la mia, io avrei qualche dubbio che Onikage sia veramente morto. Visto che per due volte l'ho ammazzato e è ancora vivo. Ah, ho tenuto il richiamo. Posso imitare i versi degli animali, sapete, quando le guardie avvertono che c'è qualcuno ma non mi vedono, ecco, io uso questo, così mi faccio tornare normalmente in fase di alla normalità, insomma. Bene, ci vediamo all'ultimo episodio. Ciao.